Erika, siamo pronti a portare regali? Prontissimi. Ti faccio sentire questa. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing. That's a flash of fun. Ma cosa faccio? Now the jingle hop has begun. Questa mi piace da morire. È la mia canzone. La è tua bellissima. Preferita? A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. 10 canzoni in 30 secondi. Allora, attenzione. You better watch out, you better not cry. Better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Jingle bells, jingles all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! E cosa ti ha spinto fin da piccola a cantare davanti alla gente? Che cosa provavi? È un'emozione fortissima, è come uno scambio di energia. Quindi io canto, mando fuori la mia energia attraverso la mia voce, poi il pubblico attraverso il loro ascolto, con il loro riscontro, quindi l'applauso e i loro volti, mi rimandano indietro l'energia, è uno scambio. E insegni anche a cantare ai bambini, no? Ai bambini, ai ragazzi, come agli adulti. Come sono i bambini che cantano? I bambini sono splendidi. Intanto perché hanno molte meno riserve degli adulti, sono più liberi, sono più spontanei, sono belli. Hanno proprio l'anima per questo motivo. Libera. Libera, la libertà. Sì, così vorrei cantare insieme a voi in magica armonia. Magica armonia. Uri. Non si può dire. No, pubblicità non facciamo. Poi un'altra. A silent night, holy night, all is calm, all is bright. I'm dreaming of a white Christmas with every Questa è la più Christmas. Bella, sì, è vero, molto c'è romantica. La più elegante, è proprio vero. Anche romantica. Bianco Natale, sì. Poi c'è anche in italiano, quindi tu sai che stai usando i sonaglini dei miei gemellini. I bimbi, sì, ma i bambini quanto hanno adesso? Adesso hanno quasi 12 mesi, la notte di Capodanno fanno un anno. Capodanno fanno un anno? Eh sì. I gemelli, sì. I gemelli ti ha sentito cantare nella pancia? Quando ero nella pancia? Ho cantato fino agli 8 mesi più o meno, 8 mesi e una settimana. E ho fatto l'ultimo concerto. Quindi sono nati già un po' cantanti anche loro, perché loro, la mamma che canta sempre. Beh, diciamo che la musica ha una forte attrattiva su tutti i bambini in genere. Poi appunto loro ovviamente quando canto sono, come dire, ipnotizzati. Come si chiamano i tuoi gemellini? Elia e Rachele. Facciamo anche un saluto a loro. Lola? All I want for Christmas is you. Buongiorno. Buongiorno mattino.